Il tentativo di linciaggio nei confronti di un extracomunitario che provava a sottrarre una borsa ad una spettatrice che assisteva alla partita di calcio tra bimbi nell'ambito del torneo di Santa Teresa a Salerno è stato immortalato da una telecamera di videosorveglianza che riprende attimo dopo attimo quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì sul Solarium. Nel filmato si vede l'extracomunitario poi salvato e fermato dalla polizia mentre si china verso una borsa. Il suo gesto non passa inosservato ad una persona che probabilmente lo teneva già sotto attenzione. L'uomo lo ferma, poi con la complicità di altre persone lo colpisce. Per placare gli animi arrivano le forze dell'ordine. Ovviamente quanto è accaduto e la rissa è all'esame proprio della polizia per individuare eventuali responsabilità. Già ieri in una nota l'organizzazione del torneo di calcio Santa Teresa ha preso le distanze dall'episodio di violenza, ricordando che una sparuta minoranza di persone che hanno partecipato alla rissa e che restano giovani e famiglie i principali fruitori del torneo che in numerosi pomeriggi d'estate richiama tantissime persone sul Solarium di Santa Teresa. Ad onor del vero, per la cronaca va ricordato che probabilmente ad accendere gli animi sono stati proprio episodi che hanno preceduto il tentativo di furto. Numerosi già infatti gli oggetti sottratti nei giorni scorsi da parte di ignoti ai fruitori della spiaggia di Santa Teresa, una delle più frequentate e l'unica situata nel centro della città di Salerno.